dipinse Parri nell'udienza vecchia della Fraternita di Santa Maria della Misericordia una Nostra Donna che ha sotto il manto il popolo di Arezzo, nel quale ritrasse di naturale quelli che allora governavano quel luogo mio, con abiti indosso secondo l'usanze di quei tempi. E fra essi uno chiamato Braccio, che oggi, quando si parla di lui, è chiamato Lazzaro Ringo, il quale morì nell'anno 1422 e lasciò tutte le sue ricchezze e facoltà a quel luogo pio che le dispensa in servizio dei poveri di Dio, esercitando le sante opere di misericordia con molta carità. Da un lato mette in mezzo questa Madonna San Gregorio Papa e dall'altro San Donato, vescovo e protettore del popolo aretino. Che Giorgio Vasari racconta la storia di un particolarissimo affresco che si trova all'interno del Palazzo di Fraternita e che fino ad oggi è rimasto ai più nascosto. L'opera, eseguita da Parri Spinelli, figlio del ben più celebre Spinello Aretino, è situata all'interno della sala dell'udienza ed è attualmente oggetto di un intenso restauro curato, voluto e sostenuto dal magistrato della Fraternita dei Laici e dal suo primo rettore Pierluigi Rossi. Noi come magistrato abbiamo iniziato la nostra esperienza di gestione e di governo della Fraternità dei Laici 2 anni fa. Celebriamo con il recupero e il restauro del Padre di Spinello questo inizio del secondo anno. Questo luogo è molto suggestivo, è molto carico di storia e anche di mistero. Pensate, questo quadro, questo affresco, che rappresenta la Madonna, i rettori, San Donato e Gregorio X, era accogliente, le persone entravano qua per essere accolte dal magistrato, per essere aiutate, perché la fraternità aiutava il popolo come oggi, come in passato. Ma è molto suggestivo anche quello che ha scritto Vasari. Ha raccontato proprio come se lui fosse qui. Chi vuole venire qua e vedere anche il decorso del restauro può venire, perché noi apriremo questa stanza affinché le persone possano scoprire questo straordinario affresco e al tempo stesso seguire l'evoluzione. Qui per anni e anni è stato presente il consiglio degli avvocati. E gli avvocati stavano qua e l'ordine degli avvocati veniva qua e hanno ancora mantenuto il tavolo solenne del passato nella loro sede, l'hanno portato via da qui nella loro sede e al tempo stesso hanno preso questa immagine come la loro immagine protettiva. Vedete quel manto? È tipico di Arezzo, il manto della Madonna che protegge tutti noi. Questa è la Fraternità. Con questo affresco noi inizieremo un nuovo percorso museale di tutto il palazzo, segnerà un rinnovamento generale di tutte le nostre collezioni. Tra l'altro, cosa importantissima, abbiamo ottenuto da parte del direttore del Polo Museale della Toscana, dottor Cascio, la restituzione di alcune opere molto importanti che segnano un po' la storia della Fraternita. Quindi diciamo che questo affresco sarà l'inizio di un nuovo percorso museale, un affresco realizzato nel 1448 da Parri Spinelli, che è sicuramente uno degli artisti più significativi del tardo gotico aretino. E soprattutto vorrei sottolineare come la riscoperta di quest'opera delineerà anche quella che è una autonomia pittorica di artisti aretini. Il padre Spinello, il più importante Spinello Aretino, realizzerà cicli pittorici a Firenze, a Prato. Quindi diciamo che a questa scoperta, questa riscoperta, questo nuovo studio dell'affresco vorrà anche recuperare una tradizione pittorica da tempo sottovalutata dagli storici. Prima dicevamo un restauro che è già cominciato negli anni passati e che però deve essere concluso. Alla fine di questa operazione davvero verrà rivalorizzato e riscoperto tutta un'opera che fino ad oggi, insomma, gli aretini hanno potuto ammirare rarissimamente. Che cosa avete notato già dai primi sopralluoghi, dai primi screening che avete effettuato su questo affresco?
Una cosa è assolutamente vera, è un'opera molto poco conosciuta perché era chiusa in questa stanza che era adibita a stanza delle riunioni dell'Ordine degli Avvocati quando il palazzo ospitava il Tribunale. È stato iniziato un paio di anni fa dai tecnici della sovrintendenza che hanno fatto la prima fase della pulitura e delle ricerche diagnostiche e poi ce lo hanno passato. Con un affidamento da parte della Fraternita diretto alla nostra impresa attraverso un bando, una gara d'appalto. Le prime risultanze sono molto interessanti perché intanto c'è un aspetto tecnico da rilevare che probabilmente confermerà che è sì un affresco, ma che la tecnica ha fatto anche utilizzo di molte finiture a secco. C'è una pennellata molto corposa e soprattutto i colori estremamente luminosi e nitidi non sono quelli tipici dell'affresco, ma piuttosto della pittura su tavola. Questo autore, difatti, era anche un pittore che ha lasciato numerose opere su tavola, tra le quali, peraltro, proprio una Madonna della Misericordia che oggi è conservata al Museo Medievale e Moderno. Quindi un unico nel suo genere, possiamo definirlo così? Questo aspettiamo il termine del restauro, ma è probabile che rappresenti una delle opere più interessanti di questo periodo nella città di Arezzo. Ovviamente è una Madonna della Misericordia, cioè una Madonna che protegge il popolo sotto il suo manto. E in questa, rispetto ad altre raffigurazioni analoghe, salta agli occhi che le persone sotto al mantello della Vergine sono tutti di sesso maschile, sono tutti uomini. In realtà c'è una spiegazione, tra i santi e le persone sono raffigurati di fatto i rettori della Fraternita, quindi sono dei veri e propri ritratti. Il lavoro potrebbe anche portare a un'ulteriore sorpresa che è quella di identificarne alcuni se non tutti.